Ciao a tutti. IndieCraft è una rubrica nella quale vi proporremo delle mini video recensioni di videogiochi indie e non solo, disponibili sulle varie piattaforme digitali, per darvi il nostro parere e consigliarvi o sconsigliarvi il loro acquisto. Turok Remastered, come suggerisce il titolo, è il remaster di Turok, sparatutto in prima persona della defunta Acclaim, uscito in origine su Nintendo 64 e poi su PC. Parliamo di un gioco di ben 18 anni fa, che Night Dive Studios, specialista in questo genere di rifacimenti, ha ripescato per proporne una nuova versione, uscita su Steam qualche settimana fa. Il gioco è proprio quello che vi ricordate, sempre che abbiate passati 30 anni. Tutto è rimasto dove era allora, persino i salvataggi a checkpoint e i cheat code, caduti in disuso nel gaming contemporaneo. Le novità rispetto all'originale, che su PC fu uno dei primi titoli a sfruttare gli acceleratori 3D come la 3DFX, sono il supporto completo per mouse e tastiera, il widescreen e la possibilità di giocare a risoluzioni elevate. Peccato che a questo non corrispondano né texture in alta definizione, né nuove modalità di gioco. Quel che più infastidisce è il prezzo, visto che il gioco costa poco meno di 20 euro, quando prodotti simili, in cui il lavoro di rimasterizzazione svolto è minimo, dovrebbero essere venduti a molto meno. Se siete appassionati del genere e sentite la nostalgia di questo titolo storico, non ci sentiamo di sconsigliarvelo. Ma almeno aspettate i prossimi saldi di Steam per acquistarlo.